scritto uno su, il primo è stato sulla raccolta di piante spontanee e la loro trasformazione. Il secondo è stato sulle pulizie, cioè sulla cura della casa, la cura di sé. Il terzo è stato sul riuso creativo dell'immondizia, fondamentalmente. Quindi, in inglese si chiama upcycling. In italiano non si usa proprio questo termine. E l'ultimo, invece, è sull'autoproduzione di cibo. O meglio, voleva essere sull'autoproduzione di cibo. E di fatto lo è anche, solo che secondo il mio editor Massimo Canfora non era abbastanza attraente come argomento. Io ci tenevo molto a scriverlo perché comunque è una delle varie attività che faccio abitualmente in casa e di farmi qualunque cosa da me, anche di cibo, e ritenevo che sul mercato non ci fosse niente che includesse tutto, cioè nessun libro che includesse tutte le varie, pane, pasta, aceto, yogurt, eccetera. E solo che appunto Massimo non aveva trovato così interessante e allora, riflettendo, un giorno vado in montagna con una mia amica, bravissima in cucina, che mi fa, ah sai, ho fatto una cena, perché un giorno fa ho invitato dei miei amici a cena, ho fatto una cena a McDonald's. Faccio, cosa? In che senso? Ci sono andata al McDonald's a comprare le cose e poi gli invito a casa. No, no, ho fatto tutto da me. Dal pane per l'hamburger, all'hamburger stesso vegano, neanche vegetariano vegano, alle salsine, sono fatto tutte le salsine, il ketchup, le patatine, la Coca-Cola no, non è riuscita a farsela, insomma aveva fatto tutta la cena fast food però fatta in casa. Gliel'ho raccontato a Massimo, l'editor è impazzito. Ok, è da lì che è nata poi l'idea di fare un libro sull'autoproduzione di cibo industriale in realtà. Quindi nel libro c'è un po' di tutto, dalle cose che effettivamente volevo scrivere io, quindi il pane, la pasta, l'aceto, lo yogurt, il formaggio, a il pane per l'hamburger, il ketchup, la senap, la maionese, poi c'è tutta la parte anche di dolci industriali, tutto rifatto in casa. Ho passato mesi a fare esperimenti con questa mia amica che era molto contenta di essere coinvolta, perché l'ho ringraziata nel libro. E poi alla fine sono riuscita a fare questa cosa. Pochissime sono le ricette che ho trovato su internet, alcune sono delle rielaborazioni. Quella della ricetta del pane dell'hamburger mi è stata regalata da una bravissima food blogger. C'è questa nuova attività del food blogger, insomma fa blog e parla solo di cibo, che è un'americana in cucina, che vive a Milano ma di fatto è americana, quindi chi meglio di lei potrebbe insegnare a fare il pane per gli hamburger. L'idea che sta dietro al libro è ovviamente quella che sta dietro all'autoproduzione in generale, è di essere capaci di farsi da sé il più possibile una quantità più alta di cose nei limiti del tempo e del divertimento che uno prova a farlo, ovviamente. Questo perché per non dipendere, come ormai siamo abituati da troppo tempo, a dipendere dall'industria, da quello che ci rifilano. Andare al supermercato è facile, siamo capaci tutti a comprare le cose, riempire il carrello e tornare a casa. Però intanto appunto a mio avviso non è molto creativo e poi fondamentalmente non abbiamo nessun controllo su quello che c'è dentro i prodotti che mangiamo. In generale, ma in parte in questo caso che mangiamo. Non a caso nel libro alla fine c'è una piccola appendice sui classici additivi che si trovano nel cibo che compriamo al supermercato. In realtà a me non piace tanto il sensazionalismo, la carrageina, non so se l'avete mai sentita, fa venire, che ne so, io il cancro. No, non l'ho messa così, perché di fatto poi ci sono degli studi che dicono una cosa e degli studi che dicono completamente l'opposto. Per cui ho indicato un po' quelli più dubbi, più frequenti, senza però dire morirete tutti perché se mangiate questo non dovete tutti autoproducerci, no, questa è la mia intenzione. E, è vero che se devo scegliere tra un pane con l'alcol etilico, il monodigliceridi degli acidi grassi, e farina e acqua e sale, preferisco farina, acqua, sale e basta,
piuttosto che dovermi anche mangiare insieme al pane delle cose che io normalmente in casa non metterei nel pane. Mia nonna non ha mai usato i monogliceridi degli acidi grassi per fare il pane, quindi diciamo che sia una cosa un po', cioè, non molto adatta al nostro corpo. Poi non è che appunto, vi dico, non è che moriremo per questo, però se uno può evitare meglio. Vado avanti? Vai benissimo. Ok. Siamo curiosi di capire come hai lavorato. Beh, la parte più divertente per fare il libro è stata proprio l'esperimentazione. Chiaramente c'è tutta una prima parte che... Allora, questo libro ha dei titoli stranissimi e non sono farina del mio sacco, ma sono farina del sacco di Massimo, che è pazzo, fondamentalmente, e mi ha trasformato tutte le mie ricette con dei nomi assurdi. Anche all'ultimo momento, cioè nel senso prima di andare in stampa e quindi non l'ho neanche visto, quindi poi a un certo punto mi sono ritrovata il libro a leggere le ricette, non sapevo neanche di cosa stavano, a cosa si riferivano. È stato molto divertente. Una parte l'ha fatta lui anche, non so se l'abbia sperimentata, in teoria sì, ma non lo so, che è la parte carnivora. Io ho fatto tutta la parte, tutto, io sono vegetariana, quindi ho tutte le ricette sono vegetariane e molte hanno anche la versione vegana. Anche perché ho spesso a che fare con dei vegani e ho spesso molto difficoltà a che fare con i vegani. Quindi se posso venire incontro io ci provo, poi non so se qualcuno è vegano. Comunque anche per i vegani, ho pensato questo libro anche per i vegani. A parte la parte politically scorretta, che effettivamente si chiama politically scorretta, che è tipo come farsi la simmental in casa, come farsi il kebab in casa. I bastoncini del Capitan Finus che si chiamano nuovi spunti di cronaca. lo sgombro sott'olio, sgombro tutto si chiama. Anche i sorrisini, cioè, i sorrisini ironici, li ha chiamati per i sofficini. parte quella parte lì, il resto è tutto frutto della sperimentazione mia di questa mia amica Nadia. E abbiamo passato diverse giornate in estate ai fornelli a pasticciare e a mangiare. Sì, fino a che non eravamo soddisfatte della ricetta finale. La prima parte è frutto di una sperimentazione di anni e anni e anni, che è appunto l'origine del libro, fondamentalmente, l'idea originale del libro. Il pane è fatto sia con il lievito di birra sia con la pasta madre, che però si chiama pancassetto, come per fare il verso il pan bauletto, e semplicemente si tratta del pane messo nello stampo a forma di cassetto. Sì, poi che avrebbe la stessa funzione del pan bauletto. Vabbè, la piadina, c'è cioè anche la piadina Marcord l'ha chiamata, e la piadina è una cosa che mi faccio, mi prenderete per pazza, ma tutte le mattine, per mangiare per colazione. Ho iniziato perché mi dava fastidio il lievito di birra, e poi mi ci sono appassionata, quindi tutte le mattine mi passo una palla, la stendo, di farina, acqua e olio, la stendo, la cucino e nel giro di 10 minuti è pronta. Questa cosa va avanti dal 2006, penso. Non ho mai più smesso. È una passione che è andata avanti. Sì, se siete una famiglia numerosa, magari anche no, però di solito sono io in due, quindi è una cosa abbastanza gestibile. Un'altra delle mie passioni è fare la pasta a casa, quando sono ispirata, però, perché anch'io purtroppo sono vittima della fretta, spesso. Però se ho l'occasione di avere un ospite in casa lo faccio volentieri, e una cosa che non vi ho detto è che io sono una persona molto pigra. Nonostante mi faccio tutto in casa, tendenzialmente sono pigra, quindi se una cosa ci metto troppo tempo a farla non la faccio. Difatti le ricette sono anche c'è anche il livello di pazienza richiesto, non tanto il tempo, il livello di pazienza richiesto. Infatti alcune ricette che abbiamo sperimentato erano troppo brigose, troppo lunghe da fare, no, perché la costruzione deve essere una cosa il più possibile semplice, che non occupi troppo tempo, perché
se no è impossibile avvicinarsi alla conclusione. La pasta fatta in casa, la mia preferita sono i maltagliati, che qui li ha chiamati ben tagliati, ma in realtà sono maltagliati perché proprio non ho voglia di mettermeli a tagliarli bene, quindi è la mia pasta preferita perché è perfettamente in sintonia con il mio modo di fare. E l'avete mai fatta la pasta? Beh, allora... è inutile che me la sto a spiegare. E nonostante l'apparenza è abbastanza veloce, io non uso neanche la macchinetta perché mi scoccio di pulirla, però ce l'ho la famosa Imperia, e la stendo con il mattarello, la taglio a caso e la butto in padella, quindi cioè nella pentola, va così. La passata in realtà la passata per tutti, che fa il verso la passata a tutti. L'ho fatta per la prima volta quest'estate, in realtà. Mia zia lavora per un catering, cioè insomma ha ideato un catering mio e consolidare quest'anno. E c'ha un'enorme cucina gigantesca, meravigliosa. Mi sono fatta arrivare 10 kg di pomodori, ho pasticciato, ho schizzato un pomodoro ovunque nella sua cucina da sola. E la prima volta che faccio la passata. E la passata la consiglio di fare in gruppo. Ma è una cosa che adesso non sa da queste parti, dalle nostre parti no, ovviamente avere i pomodori non è che crescano proprio così rigogliosi, però a Sud Italia è un classico trovarsi la famiglia allargata a fare la giornata di, non so, 100-200 kg di pomodori tutti assieme. L'autoproduzione anche di cibo è bella farla assieme, soprattutto se si tratta di conserve, di cose che devono durare nel tempo. Farsi le cose da solo in casa, qualunque cosa si tratti, può essere divertente, per carità, però la cosa più bella è appunto condividerla, e anche questo è un valore aggiunto che faccio le cose da solo. Una cosa che non c'è nel libro ma che faccio invece sono i pomodori secchi, sempre questa, è chiaro, nel forno di casa ti dura troppo tempo, questi forni professionali sono meravigliosi perché in 6 ore i pomodori sono seccati e poi li metto sott'olio. Una cosa che non vi ho detto e che non c'è lì, non ce l'ho qua, che è nato un sito, sono uno dei fondatori del sito autoproduco.it, in cui c'è anche la ricetta salve, in cui c'è anche la ricetta dei pomodori secchi, se volete se volete fare esperimenti. Vabbè, poi questo è il link. È tutto dedicato alla produzione. Convivendo con una delle mie coinquiline è stata una ragazza di Roma che è appassionata di pesto e lei pestizza, no, cosa che ha detto? Ieri mi ha detto tipo pestizza, trasforma in pesto, ma tipo pestizza qualunque cosa. E effettivamente può essere pestizzata qualunque cosa. Negli scarti, nella cucina degli scarti si possono pestizzare un sacco di cose. E per cui una delle ricette che ho messo dentro è il pesto. È una cosa ultra rapida. Infatti, una delle cose che non capisco è certe cose che vengono vendute nei supermercati proprio non le capisco. Tra queste sono anche il pesto. Chiaro, fuori stagione. Vabbè, te lo compri se proprio non puoi farne a meno. Io in realtà mi faccio il pesto e lo metto nei cubetti del ghiaccio. Questa è un'idea di mia madre. Non è un'idea così originale, però io la trovo geniale. E una volta congelati in congelatore rimangono proprio i cubetti interi e sono delle pomodorosi già pronte. Uno dei limiti dell'autoproduzione è effettivamente che ha bisogno di un sacco di spazio in casa nel congelatore. Questo è un po' un limite, però almeno te le fai tutte e tre. Pensando alle cose del supermercato, io tendenzialmente non metto mai piede nel supermercato perché faccio gli acquisti con i gruppi d'acquisto solidari. Ormai siamo arrivati a comprare anche la carta igienica, quindi siamo a posto, non abbiamo più paura di niente. E ogni tanto mi capita di andare in qualche supermercato biologico, ma tipo una volta al mese. Riesco veramente ad autoprodurmi tutto oppure a comprare attraverso i gas, che la trovo un'attività anche sociale, innanzitutto è molto divertente anche quello. E, per fare questo libro, per inventarmi le ricette, ho dovuto passare una mattina in un supermercato.
se qualcuno mi avesse visto mi avrebbe penso rinchiusa, perché ho passato tutta una mattina a girondolare per le corsie di questo nonno supermercato a no, bestemmiare non bestemmio, però a imprecare in qualche modo contro la montagna dei rifiuti e le cose assurde che non capivo. Massimo mi ha bocciato la ricetta del purè, però c'è il purè liofilizzato, per me probabilmente magari siete anche abituati, ma io non ero abituata. Il purè liofilizzato da mettere in busta e buttare nella pentola, il purè è facilissimo da fare, infatti me l'ha bocciato per quello. Però un po' per prendere in giro questa attitudine a preconfezionare qualunque cosa, c'è una sezione del mio libro che si chiama 5 seconds to go, veloci ma veraci, sempre non è colpa mia del titolo. Tra cui c'è il pane grattugiato. Tuttora non capisco perché mia mamma compri il pane grattugiato, però appunto a maggior ragione ho scritto la ricetta del pane grattugiato. Del formaggio grattugiato. È veramente una provocazione, però lo vendono e fra l'altro ci sono delle cose stranissime, tipo non so se avete mai letto l'etichetta del pane, del formaggio grattugiato, non mi è mai capitato. Cioè l'isozima della proteina d'uovo, cosa ci sta dentro nel formaggio, questa cosa non lo so. Fondamentalmente è un conservante ottenuto per fermentazione batterica d'albume di uovo di gallina. Io preferisco mangiare il formaggio e basta, non anche queste cose strane. Comunque c'è anche quello. Lo zucchero a velo, perché comprare anche nei negozi, anche nei supermercati biologici c'è lo zucchero a velo, basta infilare in buona macina anche elettrica e ti viene fuori in polvere. Ecco, questo non mi ricordo che cos'è. Cannella numero 5. Presumo che siano le varie spezie. Spezie aromi a piacere, sì. Vabbè, quindi in questo caso mi rifaccio qua il mio libro L'erba del vicino. Ci possono raccogliere un sacco di piante spontanee poi da utilizzare come spezie in cucina. E è molto più vario e interessante di quello che si può trovare nel supermercato. Mi ha detto Massimo sempre che esiste anche il soffritto, io non lo sono riuscita a trovare, ma esiste il soffritto preconfezionato, questa è una cosa che non ci potevo chiedere. Surgelato, probabilmente sì. Ti metti lì un giorno che hai un sacco di cipolle, un sacco di quello che serve di aglio, che ne so, te lo tagliuzzi e te lo congetta, insomma, e qui vale. E risparmi un sacco di immondizia poi. Una cosa che va molto forte nei laboratori di autoproduzione di cibo è di solito il dado, e anche questa è una cosa super facile da fare, però non tentate di congelarlo. Ho provato anche io, stavo provando a fare i dadi proprio. Se voi mettete il dado, sapete come si fa in casa? Fondamentalmente è verdura mista di stagione con una base di sedano e cipolla e poi una buona parte di sale. Se vuoi il sale serve a non far congelare le cose. Se lo mettete dentro nei soliti cubetti del ghiaccio esce poi esattamente come l'altro. Però si può mettere in vasetti semplicemente e il sale conserva. Ce n'è uno che è lì dentro da quest'estate, sì, da quando l'ho fatto. L'ho rifatto, comunque sì, dura un sacco di tempo. Ed è molto più buono del dado normale, che di solito ha un insaporitore, il famoso glutammato monosodico. Lì c'è dietro un dibattito assurdo su questo glutammato monosodico. Cosa ne avete sentito qualcosa su questo? La sindrome della ristorante cinese. Pare che ho studiato e pare che sia una buffa anche quella. Però non vi è certezza, quindi è sempre la solita regola per me. Perché devo mangiare un glutammato monosodico? Anche no. È un insaporitore. Sì, il sapore del ristorante cinese in Italia, cioè insomma, non in Cina, è un po' quello del glutammato. Che ha un sapore talmente particolare da essere considerato un altro gusto, oltre al salato, dolce, al piccante, eccetera. Mi pare che si chiami umami. Che non è salato, ma è saporito, tipo una trippa in giapponese. Sì.
che altro gioco? Poi una cosa divertentissima che ho scoperto, che ci si può fare anche in Philadelphia in casa, ed è una cosa super, super semplice. Una volta che vado a fare lo yogurt in casa, si prende lo yogurt e lo si mette in uno strofinaccio, fondamentalmente, possibilmente non con detersivo, con aroma di Xan, ma con uno strofinaccio senza nessun odore particolare, e lo si lascia colare per mezza giornata, un giorno, poi perde questo siero che poi può essere comunque riutilizzato, e quello che rimane è effettivamente un formaggio spalmabile con un gusto Philadelphia, praticamente identico. E questa è stata una delle cose che mi ha esaltato di più. Provare per credere, poi dovete insaporirlo con un po' di sale. Da noi si fa una specie di, si mette dentro la cipollina, un po' di spezie varie, e si fa un formaggio spalmabile. E se ti manca l'ha chiamato? Fila tutto liscio. La ricotta, io ho una memoria che ho di quando ero bambina. Non so se ve l'hanno fatta fare a scuola, no? La ricotta è, si prende il latte, si butta dentro dell'aceto o del limone e coagula. E quindi poi lo si filtra e quello che rimane è una specie di ricottina. La ricotta normalmente non si fa così, cioè la ricotta è effettivamente ricotta, è il siero risultato dalla realizzazione del formaggio che va ricagliato. Non l'ho mai fatto, quindi non ve lo so spiegare bene. Presa dall'entusiasmo, mi sono anche fatta formaggio in casa, che lui ha chiamato primo osare, formaggio e coraggio, che sarebbe il primo sale, fondamentalmente. Difficilissimo a trovare il caglio vegetale, anche il caglio chimico. Ho trovato in farmacia, sì, ho scoperto che in farmacia vendono il caglio invece con l'animale. E mi vengono abbastanza facilmente delle formaggelle simpatiche, se uno vuole sperimentare. L'avete mai fatto? No. No. Qualcuno non giusto. Sì, ho fatto salvo. Ah, ok. C'è in quelle occasioni un po' strano. C'è la ricetta magari. No, la ricetta me l'ha regalata una mia amica che ha scritto un libro per Terra di Mezzo, tutto sul formaggio. Un libretto di questa dimensione qua, a pochi euro, lei è una professionista del formaggio, lei vive nelle Langhe. E anche lei si sa fare un sacco di cose. E sì, quella mi è stata regalata da lei, l'ho sperimentata, poi i miei genitori erano lì per caso, passavano, ma ci siamo messi a fare il formaggio. E un'altra cosa che mi sono divertita invece con la mia amica a rifare sono... C'è un sito che si chiama Instructables, in cui si trova come fare praticamente tutto. In questo sito c'era apparentemente in Ferrero Rocher, la ricetta di Ferrero Rocher. Rifacendola, in realtà, in casa mi sono venuti dei baci per cucina, praticamente identici. Quindi la ricetta è i taci, basium comune. A questo nome qua. E quindi non è così complicato da fare, è abbastanza divertente. Richiede solo una serie di fasi, perché devi fare una fase, congelarlo, poi fare un'altra fase, ricongelarlo, perché sennò non riesci a fare la fase bella. E sono un po' pericolosi da fare, perché te ne mangi tutti poco tempo. Un'altra cosa divertente sono lui l'ha chiamato il frullippo, tipo il calippo, sono i ghiaccioli. I ghiaccioli fatti con la frutta vera, non li avevo mai provati prima di quest'estate, e ci si può sbizzarrire in mille modi possibili ed immaginabili, mischiando dolcificanti diversi, frutta diversa, mettendo le fette sul contenitore lì, la fetta di fico che si vede, si può fare veramente di tutto, miscelando anche il latte di mandorla magari, di cui c'è la ricetta. Veramente ci si può sbizzarrire, vengono buonissime, è una delle cose che per i bambini abituati a quei sapori chimici, colore fosforescente, eccetera, è una bella rivoluzione, effettivamente.
Sì, chiaro, le cose che propongo hanno spesso un sapore simile, però non avranno mai quel sapore lì, perché quel sapore lì a cui siamo abituati è un sapore che viene dato da degli additivi, che in casa non ci possiamo fare, anche perché tendenzialmente gli additivi, i coloranti, gli aromi sono artificiali. La vanillina, ho scoperto studiando per questo libro, non è la vaniglia, è una artificiale. Anche le bustine della Cameo, c'è cioè dentro vanillina, non è vaniglia vera. E questa cosa mi ha sconvolto, io pensavo che perché associo a quello che fa la mia mamma, c'è tutte cose naturali, no. Si comprava anche le boccette della Cameo, quelle con le fialette, aroma rum. Perché se uno si compra la bottiglia che dura 20 anni, vabbè, ogni tanto magari ci prende anche un po' di cioccolato. E, insomma, delle cose che non riesco molto bene a capire. L'idea alla base della tua produzione di cibo è di rieducare anche il nostro palato, se non ci siamo già educati, qualcuno già esperto. Partendo dai bambini, c'è una mia amica che è un amante dell'alimentazione naturale e ha le bambine adesso hanno 2 anni, 2 anni e mezzo e da sempre l'ha abituata a mangiare così. Io immagino che quando saranno adulte, per loro sarà adulto anche, avranno qualche anno in più, per loro sarà normale mangiare sano. Quindi c'è la possibilità, noi che siamo nati un po' più... noi, beh, anche altri bambini penso, però sono particolarmente fortunate ai miei occhi. Se ci abituiamo, allora, se partiamo così è più facile, se invece siamo abituati a mangiare cose preconfezionate, le camille, le grattine, è difficile passare a un altro tipo di gusto, perché crea dipendenza, perché cerchiamo poi nel fatto in casa dei gusti molto simili e la cosa non accade. Io mi sono avvicinata all'alimentazione naturale molto, molto lentamente. Ho studiato per... mi sono dovuta ricordare la mia vita perché il prossimo libro che esce è una autobiografia, la mia giovane età, per il riciclo, su come sono arrivata a fare tutte queste cose, essere il più possibile ecologica, eccetera. E ho iniziato a... anni e anni e anni, perché io sono iniziato a mangiare un po' meglio quando ho cominciato a boicottare le multinazionali all'inizio del 2000 fondamentalmente, e poi molto lentamente ho cominciato a scoprire che i legumi ad esempio non esistono soltanto in scatola, ma esistono anche secchi, cioè se uno è abituato così non ci pensa neanche, e infatti ho scritto anche come fare i legumi da secchi. Poi ho scoperto, c'è un mio amico che li fa, li cuoce e li mette in vasetto. Esiste anche la possibilità di farsi i legumi in barattolo in casa, semplicemente lui li cuoce, questo non ho fatto in tempo a metterlo, l'ho scoperto un mese fa. Lui li cuoce, li mette nel vasetto, li sterilizza, poi lo fa ribollire il vasetto per 20 minuti e ce li ha sempre pronti, se uno non ha tempo di star lì a aspettare la notte di ammollo dei legumi, eccetera. Non credo che durino un anno, cioè stare un po' attenta a quelle conserve, per sempre per il solito problema botulino. Un consiglio sulle conserve: aggiungere un goccio di acqua a 95 gradi, non quello rosa, possibilmente, ma quello da lì fuori. Oltre a sterilizzare, non so poi se siete esperti, sterilizzare il barattolo di vetro, e poi a volte si risterilizza il barattolo chiuso con il contenuto dentro. All'inizio, quando mi sono avvicinata all'alimentazione naturale, i sapori erano effettivamente un po' diversi, molto meno forti. Però, se ci pensavo, come mangiavo prima, erano tutti un po' simili come sapori, erano tutti molto salati. Invece, quando cominci a scoprire le spezie diverse, i cereali diversi, i legumi diversi, e approfondisci effettivamente la diversità delle varie cose, ti si apre un mondo, è completamente diverso e posso capire che sia anche difficile da avvicinarsi, perché non è così facile, comunque richiede anche un'attenzione a quello che si mangia, ok? Di solito non
portiamo tanta attenzione a quello che mangiamo. La fretta di cui parlavo prima. Siamo sempre di fretta in qualunque cosa, anche nel mangiare. Mangiare più sano, mangiare con dei sapori più naturali, richiede anche il tempo di degustazione, di cogliere le varie sfumature che normalmente non siamo abituati. Mi si è aperto un altro mondo quando ho cominciato a raccogliere le piante spontanee. La ricchezza dei gusti delle piante spontanee crude è una roba impressionante. Non so se siete mai andati a raccogliere. Poco. Qui deve esserci un mondo qua dietro. Non so dove sia la collina. Qua. Là. Mi immagino che ci sia un mondo dove queste colline. Io purtroppo a Bolzano mi mancano un po' il clima collinare, perché abbiamo subito le montagne che fanno così. E quindi non è che ci sia così tanto da raccogliere in primavera. Però c'è un mondo meraviglioso e ogni singola foglia ha un sapore diverso. Mi immagino portare i bambini a fargli assaggiare le singole foglie, che meraviglia che deve essere. Poi lo faccio con i miei amici adulti e mi guardano male di solito. Ma non fa male, ma non muoio. Sì, effettivamente bisogna andarci più cauti con le erbe. Come con i funghi, anche le erbe possono portarci all'ospedale. Deve essere chiaro per tutti. Però insomma, ormai sono diventata abbastanza esperta dell'argomento, quindi poi di solito la mangio prima io e poi la faccio assaggiare agli altri. Non sto male, non sto morendo, e ogni anno riesco a scoprirne di nuove, sapori sempre diversi, è una cosa incredibile. Siamo abituati alla lattuga, al pomodoro, quello rosso tondo fatto così, alla lattuga, alla carota, alla patata. Adesso ultimamente stiamo prendendo delle cassette di verdura da Verona con il gas. Ci stanno arrivando delle cose stranissime. L'ultima cosa che ci è arrivata è il broccolo, con i broccoli appiccicati sopra. E ho scoperto che il broccolo, non so se l'avete mai coltivato, il broccolo. Sia il broccolo fiolaro e la terra del broccolo fiolaro. Non lo so, quello. Lui aveva tutti i broccoli attaccati come normalmente i broccoli. Cavolini. Ho sbagliato. I cavolini di Bruxelles appiccicati, e in testa c'era un cavolone di Bruxelles grande, che di solito non ho mai visto in vendita. Penso che sia la pianta normale del cavolo di Bruxelles. Poi ci ha rifilato un radicchio rosa. Io con queste cose mi esalto un sacco. Anche andando, cioè, cominciando a smettere di andare al supermercato, che apparentemente ci dà l'idea di avere la possibilità di avere l'inverno, le melanzane, eccetera, quindi che ci dà apparentemente la sensazione di poter mangiare tutto quando vogliamo. In realtà la biodiversità nel supermercato è ridotta al minimo proprio. Infatti mi sento sempre male quando magari viaggio e sono costretto ad andare a comprare cose al supermercato, perché no, non sanno quasi di niente quelle cose. E quando scopri invece le infinite possibilità che la verdura ha. Mi ricordo, ho vissuto 2 anni a Roma e andavo a vari mercati, ce ne sono tantissimi, per fortuna ancora a Roma. E fra le altre cose che faccio, fare documentari, ho fatto un documentario su uno di questi produttori locali. E mi ha fatto vedere che loro riuscivano a coltivare le carote bianche, bordeaux e arancioni, e mi hanno raccontato, non so se è vero, che la carota arancione credo che l'abbiano voluto agli Orange, la dinastia degli Orange, non so chiamarla, e perché prima in realtà le carote erano un po' bianche o bordeaux, quindi devono averle mischiate in qualche modo e sono venute fuori arancioni. Non so se l'avete mai vista di colori diversi. Ogni tanto si trovano raramente, però insomma anche per variare l'aspetto estetico dei propri piatti è interessante. E poi colori diversi significano anche spesso proprietà diverse delle varie verdure, dei vari cibi, quindi anche quello è una cosa buona.